È un evento sempre più importante, è la terza volta che partecipiamo ed è per noi a questo punto diventata una tap obbligatoria che vediamo crescere e rappresentare un vero e proprio punto di matching fra una comunità interessantissima di investitori e molto attiva che ha questa base e il mondo delle piccole e medie imprese italiane. Che sono imprese che costituiscono una straordinaria ricchezza, un valore del nostro paese e che finalmente vediamo entrare in borsa e hanno una. Per cui abbiamo partecipato perché è il posto più importante in cui avviene questo incontro. Digital Magics è un costruttore di imprese digitali, come si dice un incubatore in termine tecnico, ovvero un'azienda che sviluppa delle start-up o delle scale-up digitali dal mercato italiano ai mercati internazionali. Abbiamo un ruolo quindi duplice di società di servizi nei confronti delle imprese per i servizi di innovazione e attività di accelerazione e di investimento nei confronti delle nostre start-up, della nostra squadra. Ne abbiamo fatte più di 50 in questi primi anni di attività, ci siamo quotati 2 anni fa e il nostro portafoglio sta crescendo a ritmi di raddoppiare il proprio valore ogni anno in termini di fatturato e di risultati. Perché un risultato così straordinario, quello del raddoppio annuale? Perché il mercato italiano è un mercato ricchissimo e in grandissima espansione dal punto di vista digitale. Il nostro PIL digitale è di circa il 3% contro il 13% di altre realtà, soprattutto nord europee. Questo gap, questi 10 punti percentuali di PIL che ci mancano, verranno raggiunti nei prossimi anni con ritmi di crescita del 20-30% all'anno. Quindi vuol dire che il nostro ambiente è l'ambiente in assoluto più favorevole a livello di mercato interno che c'è in Europa, in quanto al consolidamento e alla nascita e alla costruzione di start-up e business digitali nuovi nei vari settori, dal turismo alla finanza, al food, al fashion, ai media. Quindi immaginatevi in questo momento l'enorme tasso di crescita di queste imprese. Sono nate negli ultimi 2 anni 5.000 nuove startup innovative che si dividono appunto nelle varie fasi di internet. Ci sono pochissimi investimenti, molto meno che in Europa, quindi un operatore come il nostro che facilita il matching fra aziende, le loro necessità di sviluppo e il mondo degli investimenti è molto importante. Recentemente abbiamo fatto un'alleanza entrando in partecipazione con Talent Garden, il più grosso network di campus europei dell'innovazione, campus di co-working e di crescita, di sviluppo, 12 sedi in Italia, 5 in Europa. Questo campus di talenti con Talent Garden completa il nostro sistema di offerta e l'ulteriore alleanza che abbiamo costituito con una società di finanza, una merchant banker calibro di Tamburi Associati ci consente di costruire, di aver costruito la più grande filiera italiana, la più grande piattaforma di innovazione e accelerazione italiana che favorisce la crescita del Made in Italy digitale italiano. È un progetto che ha un'enorme leva in termini di crescita, lo vediamo nei numeri, è un progetto che ha un futuro, se ben impiantato nel paese, nel resto d'Europa, anche internazionale, è un progetto che fa scala di una serie di fattori e di sinergie come nessun altro progetto simile in Italia. È un progetto che in qualche modo assomiglia ai grandi innovatori e processi di innovazione che avvengono negli Stati Uniti, come Techstar o 500 Startups, che come sapete stanno crescendo e avendo una grande fortuna. È l'unica piattaforma simile che troviamo nel sud Europa e questo e i suoi numeri, la sua crescita stanno portando molti investitori sul nostro titolo. Abbiamo appena concluso un aumento di capitale che è andato oversubscripted di 5 milioni e il titolo in questo periodo, negli ultimi 6 mesi, dall'inizio dell'anno, ha fatto una performance di oltre il 25%.